Dispenser TV. Rotocalco di informazione di Pietro Gasparri. Condotto da Gianna Fabrizi e Pietro Gasparri. In questa puntata. Oggi si mangia a casa mia! Fermati! Oggi si mangia a casa mia. Ricette vecchie e nuove della cucina di casa. Vi voglio far conoscere la ricetta del castagnaccio. Per fare il castagnaccio ci vuole la farina di castagne, 350 grammi, l'uva sultanina, circa 150 grammi, pinoli sgusciati, 40-50 grammi vanno bene, un cucchiaino di caffè in polvere, un pizzico di sale, 100 grammi di zucchero. Non tutti ce lo mettono, però a me piace perché è un pochino più dolce. Acqua quanto basta, un'arancia grattugiata e del rosmarino. Iniziamo a mescolare la farina di castagne con lo zucchero. Uniamo la polvere di caffè, mettiamo un pizzico di sale. Il pizzico del sale serve per esaltare il dolce della farina di castagne, che noi abbiamo anche un po' aiutato mettendoci anche dello zucchero. Poi incominciamo a mettere l'acqua. Ecco, mescoliamo bene perché non ci devono essere grumi. Adesso uniamo all'impasto l'uva passa che abbiamo messa ad ammollare in un po' di acqua calda e i pinoli. Ecco, a questo punto l'impasto è pronto, però il castagnaccio vuole riposare prima di essere cucinato, per cui lo mettiamo da una parte, aspettiamo un'oretta e poi lo metteremo in una bella teglia rettangolare o tonda e lo inforneremo. Senza dimenticare di metterci sopra del rosmarino e un bel giro di olio extravergine di oliva. Ecco, il nostro castagnaccio è pronto, niente male, vero? A questo punto non resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana. Cosvig c'è. Per la formazione, Cosvig c'è. Per nutrirci in modo sostenibile, Cosvig c'è. Per la consulenza e l'informazione, Cosvig c'è. Cosvig c'è. Con l'energia pulita, per lasciare alle nuove generazioni un mondo migliore. La Toscana verso Expo 2015. Chiedimi se sono felice. Di Gianna Fabrizi e Pietro Gasparri. Oggi siamo a Firenze al Palazzo Sacrati Strozzi. Dove si dà inizio a una serie di conferenze del ciclo Toscana, laboratorio della qualità del vivere, che rientrano nel progetto La Toscana verso Expo 2015. Questa serie di incontri vuole trovare alcune indicazioni propositive ad un titolo poco incoraggiante, ovvero C'era una volta il futuro.
Quali sono le vostre indicazioni? Ma intanto questa è un'iniziativa che va verso Expo, è una delle tante occasioni in cui la Toscana si presenta ad Expo e vogliamo dare un taglio che è quello di una Toscana che discute della propria migliore caratteristica con cui ci conoscono e ci apprezzano nel mondo, che è l'idea di buon vivere, cioè di uno stile di vita che raccoglie tutto, dal paesaggio all'ambiente, alla buona cucina, alla storia dell'arte, a tutto. Noi vogliamo farne qui un laboratorio mondiale al quale parteciperanno tutti coloro che vogliono, a cominciare da questi 15 giovani ricercatori che vengono da 3 continenti del mondo per avviare questa riflessione strutturata ed organica sul tema del buon vivere, di cui la Toscana, per ragioni che nessuno mette in discussione nel mondo, si intesta la paternità e vuole continuare ad approfondirla. Una sorta di bottega rinascimentale aperta, dove andremo con il laboratorio, con l'esperienza del polo Lionello lì di Incisa, a costruire che cosa? Insieme cultura, ricerca, manualità, esperienze concrete, e le offriremo al mondo. C'era una volta il futuro è il titolo della conferenza di oggi. Dal suo punto di vista è possibile migliorare la situazione? Sì, la situazione è grave e molta gente lo percepisce, molta gente ha la sensazione di vivere in un mondo che non è sostenibile dal punto di vista dell'ambiente, dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, e questa crisi lo testimonia, e persino dal punto di vista del benessere. È un mondo stressante che sta provocando epidemie di malattie mentali e un allargamento dell'infelicità, dell'emarginazione. Molta gente, e anche molto intelligente, è convinta che non ci sia alternativa. Invece l'alternativa c'è, ce ne sono anche tante di alternative. E quali sono? E sono anche migliori dell'esistente. Guardi, in generale l'alternativa è questa. Il problema di questo mondo e soprattutto del sistema economico che abbiamo costruito è che è disumanizzante. Dobbiamo umanizzarlo, e c'è tanti modi di umanizzarlo. Il problema è che noi nelle nostre scelte economico-sociali non teniamo mai conto della qualità delle relazioni tra le persone, che invece è la cosa più importante per il benessere, perché se lei vuole sapere che cos'è che rende la gente felice, su questo ci sono un'infinità di studi ormai, le bastano due parole: gli altri. È la qualità delle relazioni che è la cosa più importante di tutti per il benessere. Il problema è che di questo non teniamo mai conto, non ne teniamo conto quando organizziamo il lavoro all'interno di un'impresa, per esempio, non ne teniamo conto a scuola con i ragazzi, nemmeno con i bambini teniamo conto del loro benessere, non ne teniamo conto nell'assistenza sanitaria. Non c'è nessun, è fortemente disumanizzata anche quella, e per esempio la qualità dei rapporti tra medici e pazienti, proprio della relazione, è fondamentale per l'efficacia terapeutica. Anche su questo ci sono tanti studi. Tutto questo però normalmente non lo sappiamo o non ne teniamo conto. È arrivato il momento di includere la qualità delle relazioni nelle nostre scelte sociali ed economiche, e questo cambierà molto nel modo in cui il mondo è organizzato e funziona. Esiste ancora la possibilità di migliorare la situazione? Le società in cui le differenze economiche tra ricchi e poveri sono più piccole sono società migliori in molti sensi. La salute media della gente è migliore, la longevità è più elevata, ci sono meno problemi di emarginazione giovanile, c'è meno violenza, meno crimini, e le comunità sono più coese. Il problema è la democrazia economica. Abbiamo troppa poca democrazia economica. Bisogna sviluppare la cooperazione. Il mondo cooperativo è un mondo di imprese democratiche e quello va sviluppato. Si può redistribuire il reddito dai poveri ai ricchi attraverso la tassazione anche, ma il presupposto per fare questo è eliminare i paradisi fiscali, perché adesso i ricchi di tutto il mondo praticamente possono sfuggire alla tassazione attraverso i paradisi fiscali. So that is the first thing, and then greater economic democracy is next. Al congresso fiorentino era presente anche il vignettista Sergio Staino.
Il titolo del congresso a cui parteciperemo fra poco è C'era una volta il futuro. Lei cosa ne pensa? C'è un futuro oppure no? Ci potrebbe essere, spero che scatti questo meccanismo. Se c'è, nasce da questo tipo di ragionamento, cioè, questa idea di abbandonare il PIL come si intende oggi come metro dello sviluppo della società, mi sembra il minimo che potrebbe fare una forza di sinistra che si presenta sulla scena politica come una forza nuova che guarda ai nuovi orizzonti. Quindi questa iniziativa è un'iniziativa bella in questo senso. Arrivederci a sabato prossimo.